Bene, siamo in diretta sul gruppo alla tredicesima, quattordicesima, non mi ricordo mai, puntata di Risto Business Caffè. Siamo di nuovo con Lorenzo Paladini dello studio Ferulli, dove nelle 2 puntate fa abbiamo parlato di come leggere un bilancio ai fini strategici. E quest'anno, perfetto, sì, siamo in diretta. E in questa puntata invece vediamo come fare pianificazione fiscale, quindi come pagare meno tasse legalmente. Questo è un po' il titolo, che poi sarà, diciamo, una puntata preparatoria di 1500 cose che invece diremo a Risto Business il 24, 25, 26 marzo, dove ci sarà un'ora e mezzo dedicata alla pianificazione fiscale. Quindi do il benvenuto a Lorenzo Paladini. Buon pomeriggio a tutti quanti, ben trovati. Ben ritrovati, anzi. Beh, ormai sei di casa tu qua. E allora, partiamo con. Bene, vedo che ci sono già i primi collegati, perfetto. Quindi direi che possiamo partire con la diretta. Si stanno collegando tutti, perfetto. Allora, Lorenzo, io ogni tanto mi inserisco, ma siccome questa è una materia che a me appassiona molto, perché mi piace proprio il concetto di pagare meno tasse a prescindere legalmente. E poi mi appassiona perché se uno, come dico io, bisogna allenare la mente fiscale, cioè un imprenditore, la prima cosa che deve fare dovrebbe avere una mentalità fiscale. Questo non vuol dire conoscere le cose più di un commercialista, perché se no non avrebbe Però essere senso orientati laurearci. per conoscerli, Esatto. bisogna. E infatti questo è esattamente la prima cosa da cui vorrei partire, perché uno può avere i consulenti migliori del mondo e l'azienda col modello di business migliore del mondo, però poi se non siamo orientati nella nostra mente, nel nostro lavorare quotidiano, scusatemi, a ricercare anche un legittimo vantaggio fiscale, si va da poche parti. Appunto, dicevo prima, puoi avere i migliori consulenti del mondo, però tutto non possono fare, anche Siamo perché orientati il nella nostra consulente mente, nel nostro lavorare fiscale quotidiano. non sento un pochino di eco. A posto, ho tolto tutto. Il consulente fiscale non può conoscere tutto e sicuramente, magari probabilmente, potrà conoscere la normativa fiscale, la normativa tributaria, ma non conosce quello che è la tua azienda, il tuo modo di lavorare. Quindi la prima cosa da fare è proprio sviluppare una mentalità fiscale, cioè orientata a capire quelle che sono le possibilità e invece i vincoli, i limiti che il fisco ti mette a disposizione. Proprio per questo io vorrei cominciare questo nostro caffè del giovedì pomeriggio con un inquadramento generale di quella che è un mondo, onor del vero, molto ampio, fin troppo ampio e spesso ingarbugliato, che è quello della normativa fiscale italiana. Quindi la prima cosa da andare un attimino a sviscerare è come pago le tasse in Italia, su quali basi, cosa sono, come le pago. Allora, intanto dovremmo iniziare intanto a fare una grossa divisione su quelle che sono le molteplicità di tasse o di imposte che si possono trovare nel mondo ristorativo, perché comunque questo è il nostro focus, quindi è inutile poi andare a, diciamo, analizzare altre cose. I due grossi gruppi principali sono le tasse sul reddito. Le tasse sul reddito che possono essere l'IRPEF per quanto concerne le persone fisiche e l'IRES per quanto concerne le società. E qua giù c'è la prima grossa divisione, perché sono due tipologie di imposte che, per quanto abbiano una natura simile, cioè sono un'imposta sul reddito, sono fortemente diverse. Infatti, l'IRPEF ha un'aliquota progressiva, che è progressiva è semplicemente un modo carino per dire che ti disincentivano a guadagnare di più, perché più guadagni, più aumenta l'aliquota. E l'IRES, invece, che è appunto l'imposta sulle società, ha un'aliquota fissa del 24%. Un altro grande gruppo, un altro gruppo di imposte che scontano le aziende è l'IRAP.
quella che alle sue origini fu definita l'imposta rapina. È un'imposta che pagano le aziende, infatti si chiama imposta sul reddito delle attività produttive, e ha un'aliquota che è variabile perché non è fissa, perché è un'imposta di carattere regionale, quindi ogni regione la può determinare con un minimo del 3,9%. Così, a puro scopo informativo, per quasi tutte le regioni, la gran parte del gettito di questa imposta va a finanziare la spesa sanitaria. Poi un altro grande gruppo, giusto per fare un excursus, che non è propriamente un'imposta o una tassa, però da un certo punto di vista conviene analizzarla come tale, sono i contributi previdenziali. E queste qua giù, diciamo che mediamente hanno un importo di circa il 20%. Tutte queste percentuali di cui vi ho parlato vanno a comporre quello che è il gettito complessivo delle imposte che dovranno essere pagate allo Stato o ai vari Quello che enti. si chiama in gergo il carico fiscale. Esattamente, quindi questo qua giù va a comporre il carico fiscale generale. Ovviamente queste imposte hanno una base imponibile sul quale devono essere calcolate. Sono delle percentuali che si moltiplicano per una base imponibile, cioè sul pezzetto di reddito che compone la base per andare a calcolare l'imposta da pagare. Una base imponibile che non è uguale per tutte le tasse, per tutte le imposte. Ad esempio, per fare un esempio semplicissimo, l'IRAP ce l'ha diverso rispetto all'IRES. E che può scontare delle deduzioni o detrazioni diverse. Questa base imponibile come si calcola in maniera molto banale? Sono i ricavi che l'azienda consegue meno i costi. Questi costi, dicevo appunto, non sempre sono deducibili o quantomeno non sempre sono totalmente deducibili, però questo qui magari lo vediamo più tardi. Un'altra delle cose che per sviluppare la mente fiscale, per approfondire la nostra conoscenza fiscale, dobbiamo portare avanti è un concetto che dissi anche alla prima edizione di Risto Business lo scorso anno. La prima cosa da fare è porsi delle domande, perché soltanto se ci poniamo delle domande, se andiamo a chiederci se quel determinato costo è o non è deducibile, possiamo migliorare il nostro approccio al fisco e possiamo aumentare la quantità di costi che possono essere utilizzati per abbattere il carico fiscale. Quindi questo qui è il primo grande pezzo di consigli, il primo grande consiglio che vorrei dare, cioè sviluppare la mente fiscale, approfondire la propria conoscenza fiscale, perché il consulente vi può dare una mano, però qualcosa dovete sapere anche voi. Non ci piove. Guarda, prima di andare al secondo argomento, scusa se ti interrompo un attimo, Certo. perché io l'altro giorno sono stato a Lecce, ho incontrato una sessantina di ristoratori e non ho altro che avuto la conferma per l'ennesima volta di quanti danni può fare un commercialista sbagliato. E soprattutto ho avuto la conferma anche nel gruppo, nei vari post, nei vari commenti, di che ci sono alcuni ristoratori che danno per scontato che non si può non sapere che la SRL o quant'altro è meglio o peggio. Poi però invece mi rendo conto andando in giro, perché la differenza poi fra me e molti è che io per lavoro faccio questo e quindi giro molto e parlo tutti i giorni con decine di ristoratori. L'altro giorno ho avuto l'ennesima conferma, cioè se ci pensi, cioè quando me l'ha detto, questo devo dire a Lorenzo, un commercialista ha consigliato a un ristoratore che dopo 2 anni di attività, probabilmente non sta girando qui, non lo so, in linea di massima, però non stanno andando male male, quindi tutto sommato potrebbe andare meglio, ma non è che stanno perdendo. Gli ha consigliato di trasformarla in ditta individuale a regime forfettario. Gli ha detto così paghi solo il 5% e chiaramente devi fare attenzione ad arrivare a fatturare fino a 60.000 euro e poi tutto il resto fai nero perché tanto poi così il personale ti costa poco, così non paghi le tasse.
fai nero, quindi arriva fino a 60.000, regime forfettario e poi fai nero. Che io ho detto, ma io qui pensavo, scherzi a parte, ma mi stai prendendo in giro perché un'attività ristorativa a regime forfettario mi sembra una roba che non sta in piedi. Cioè anche a livello proprio di vero, reale, cioè come fai a aprire un ristorante a regime forfettario? È assurdo, no? Dimmi di sì, per favore. Allora, in questo, ora, No, ti ho poi ovviamente introdotto il tema bisognerebbe. della forma societaria di cui andiamo a parlare adesso. Certo, mi hai dato un assist. Ecco. Allora, ci sono almeno un paio di errori in questi consigli. Il primo, più grossolano, è sul 5%. È vero che il regime forfettario può scontare l'aliquota del 5%, però l'aliquota del 5% la sconta unicamente nel caso in cui sia una nuova attività, quindi sicuramente non derivante da una trasformazione. Già il discorso stesso di trasformare un'attività in essere in una, immagino sotto forma societaria, in un'attività a regime forfettario, anche lì sconta tutta un'altra serie di problematiche che bisognerebbe andare ad analizzarli più nello specifico. Quindi già c'è questo primo problema del 5%. Quindi sì, poi ci sono un po' di problemi perché comunque il regime forfettario, se può essere utile sicuramente per alcune attività che stanno partendo in primissima fase di startup, quando l'attività è un pochino più organizzata, vedo un po' di problemi. Poi un altro problema anche per quanto riguarda il 60%, perché sì, è vero che esiste un limite massimo oltre il quale non si può superare per rimanere nel regime forfettario, però esiste anche un limite, spesso ce ne dimentichiamo, dei redditi degli anni precedenti per entrare nel regime forfettario, che invece è molto più basso perché è 35.000 euro. Quindi ecco, un pochino di qualche imprecisione c'è. Sicuramente Sì. andrebbe analizzata un pochino meglio la questione. Lo possiamo fare, è sempre giusto farlo, però ecco, così a primo acchito con le informazioni che mi hai dato, mi sembra che ci potremmo trovare soluzioni migliori. Ecco, che adesso che tu ci parlerai delle forme societarie, quelle un po' più giuste e corrette, volevo solo spiegare questa cosa, tanto ne parleremo ampiamente a marzo, ma ormai io lo dico all'infinito, per cui penso che non sia un segreto. Fare nero, i commercialisti che continuano a consigliare che bisogna fare un po' di nero, fare nero perché così si paga meno tasse, o sono in malafede o sono incompetenti. Io non ho vie di mezzo, perché un commercialista che ti dice che devi fare nero, un po' di nero per pagare meno tasse, così non paghi troppo dipendenti e costano troppo, o è malafede o è incapace. La finisco qua, non voglio toccare la categoria, visto che tu la rappresenti, però cioè, sento delle robe che voi non avete probabilmente idea, ma io sì. E quindi mi faccio sempre queste domande. Comunque, parlaci pure di quali sono le forme societarie migliori per poter fare Allora, mi pianificazione ero distratto fiscale. un attimino, guardavo qualche commento che sta arrivando, poi magari ne parliamo dopo. Sì, adesso alle domande, Ciccio Romeo, alle domande ci diamo dei pezzi e cominciamo a rispondere a un po' di domande. Allora, noi abbiamo parlato di forfettario. Noi abbiamo parlato di forfettario. Noi abbiamo parlato di forfettario. Mi è partito anche a me Tranquillo. la live da Facebook. Noi abbiamo parlato di forfettario, però probabilmente dovremmo fare un passettino indietro, cioè andare a analizzare quelle che possono essere le forme che l'azienda può vestire. Noi ricordiamoci sempre che la forma, ora utilizzo un termine impreciso, però per permettere una migliore comprensione, le forme societarie non sono altro che il vestito che l'azienda porta. Cioè, esiste l'azienda, che è il nostro ristorante, che può essere vestita con vari abiti. Può avere l'abito della ditta individuale, che non è una forma societaria, però ce la ricomprendiamo. Può avere l'abito della società di persone, può avere l'abito della società di capitali. Se è una ditta individuale,
può a quel punto, per questo dicevo, fare un passo indietro, utilizzare il regime forfettario come regime fiscale. Però per questo che dicevo dobbiamo fare un passo indietro. Ma il regime forfettario l'abbiamo già affrontato, e poi magari a marzo qualche spunto lo daremo anche sul regime forfettario, quando sarà possibile addentrarci e magari anche capire come usarlo, per carità. Vedremo anche magari come utilizzarlo nell'ambito dell'attività ristorativa, magari non come regime principale. Allora, appunto, dicevo, le forme che può avere un'azienda sono appunto quelle della ditta individuale, della società di persone e della società di capitali. La ditta individuale la conosciamo, presumo che la conoscete tutti benissimo, è l'attività svolta in forma appunto individuale, si apre una partita IVA, quindi trattoria da Ugo di Ugo Bianchi. Il codice fiscale, partita IVA, contabilità semplificata. Ci racconti quali sono i limiti? Ma ora, nel senso, al di là dei limiti, nel senso della contabilità semplificata e della contabilità ordinaria, per quanto mi riguarda, i limiti sono che la contabilità semplificata non è poco interessante, non è da utilizzare, ma perché non ti permette di avere un controllo di quella che è realmente l'azienda. E quindi, per quanto riguarda la ditta individuale, non ti permette anche di fare tutta una serie di operazioni. Questa qui, come paga le tasse la ditta individuale? Questa è la vera domanda che ci dobbiamo porre. La ditta individuale, oltre ad avere un'altra grandissima problematica, che è quella del pagamento che è quello della responsabilità, che è tutta in capo all'imprenditore in primo acchito, quindi se c'è un qualunque problema l'imprenditore è responsabile col 100% delle sue proprietà, quindi la casa, la macchina, lo scooter e compagnia, conti correnti, quindi questa qui, che quindi non è proprio una cosina da poco, soprattutto quando si va a gestire un'azienda anche complessa come può essere quella ristorativa. Quindi questo qui è il primo limite, la responsabilità. Il secondo limite è inerente per quanto riguarda la parte fiscale. La ditta individuale paga le tasse con l'aliquota IRPEF delle persone fisiche a scaglioni, quindi con gli scaglioni tipici dell'IRPEF che come sappiamo variano tra il 23 e il 43%, con tutte le deduzioni e detrazioni che possono essere incluse, però comunque si prende il reddito, si applicano l'IRPEF, stop, non ci si può fare altro. Poi dopo c'è la società di persone, che ti permette già la possibilità di qualche innovazione da un punto di vista fiscale, anche perché è già un soggetto diverso, si sta già parlando di come se fosse un'altra persona. Però il vantaggio della società di persone può essere che ci possono essere più soci, quindi il reddito non è tutto in carico a me, ma può essere in carico in parte a me, in parte a un socio, o se è in ambito familiare, alla moglie, al marito, al figlio. Quindi si riesce anche lì, perché comunque la società di persone va a scontare l'aliquota IRPEF, ad abbattere il carico fiscale, perché comunque non si avrà più ovviamente lo scaglione. Se il reddito complessivo sulla ditta individuale era di 100.000 euro, se ci sono quattro soci che ne prendono 25.000 euro per uno, è facile capire che i 25.000 euro si va a incidere sugli scaglioni più bassi, quindi già lì un po' di vantaggio fiscale si ha. Poi si va in quello che personalmente so che condividi, la forma che prediligo, che è quella delle società decapitali. Così rispondiamo subito a Ciccio Romeo che ci ha scritto. Ma non è che la prediligo per credenza dogmatica o chissà che altro, la prediligo perché oggettivamente è uno strumento che, a fronte di un costo giusto e corretto, mi permette di fare tutte quelle manovre, sia da un punto di vista fiscale, sia che da un punto di vista di responsabilità, sia da un punto di vista di gestione e futuro sviluppo dell'attività d'impresa in maniera ottimale, perché io posso agevolmente cederne una parte, posso agevolmente dividerla, perché comunque ho un capitale che
si divide senza necessità di grosse problematiche, perché posso aumentarne il capitale, posso dividerle e creare una holding in maniera tale, e lo vedremo anche questo qua giù a marzo, ridurre ulteriormente il carico fiscale. Quindi la società di capitali è sicuramente uno strumento migliore, e soprattutto va a scontare un'aliquota che è completamente diversa, perché la società di capitali, oltre ad avere una totale soggettività giuridica diversa, quindi c'è Mario Rossi e Giuseppina Bianchi, socio della trattoria da Ugo SRL, e c'è la trattoria da Ugo SRL che è come se fosse un'altra persona, è come se fosse una persona completamente terza. Quindi tutti i negozi giuridici che esistono tra i soci e la società sono negozi giuridici tra persone terze, quindi non è che sono io con mio figlio o io con mio marito. E soprattutto da un punto di vista fiscale scontano aliquota fissa al 24%, che è l'IRES. Quindi io sull'utile applico quell'aliquota, stop, e non devo più pagare nient'altro. Quindi allora, adesso, rispondendo a Ciccio Romeo, che scrive che il suo commercialista gli ha consigliato di aprire, è strano, una ditta individuale anziché un SRL. Il regime forfettario? No, questo no, non è lui. Il modello di business quanto incide su questa scelta? Ora, il modello di business, allora, giusto perché così facciamo un'idea chiara, la parola business vuol dire che si chiama business perché l'obiettivo di un'azienda è aumentare il fatturato ogni anno, lavorare, pianificare in modo tale che si aumenta l'utile ogni anno, perché l'obiettivo di un'azienda è fare utile, porca miseria, non è fare meno utile o fare poco perché così non si paga le tasse, l'obiettivo di un'azienda è pagare le tasse perché si fa utile. Poi che non piace a nessuno pagare troppe tasse, figuriamo, sfondate una porta aperta, che però si deve fare giusto utile perché un modello di business è corretto se rientra in quei parametri di utile, è normale che si deve pagare le tasse, ma è fondamentale. La ditta individuale, una ristorazione al posto di un SRL, il fatto che un commercialista tuttora continua a consigliarle, ripeto, si torna al discorso di prima, o sono in malafede o sono incapaci. Io propengo più per la seconda, ma perché la malafede non la vedo. Vedo o l'incapacità o la non voglia, perché è più facile gestire. Allora, io la ditta individuale. Ti do una terza opzione. Non voglio pensare che nessuno sia incapace, non voglio nemmeno pensare che sia in malafede, a dire la verità. La terza opzione è questa: la ditta individuale, il regime forfettario, dire perché tanto sicuramente sarà andata così. Partiamo con la ditta individuale, poi vediamo. Poi si vede. Poi si vede. Ecco, il problema è questo. Il problema è che probabilmente non è né incapace né in malafede. Banalmente non si fida di voi, non si fida delle vostre capacità, non si fida della vostra idea imprenditoriale. Perché se voi, in primis, perché la prima persona che deve credere nell'idea imprenditoriale, la prima persona che deve credere nel modello che state mettendo su, la prima persona che deve credere su quella serranda che andate ad aprire tutte le mattine, siete voi stessi. Quindi se voi non ci credete, non possiamo pensare che ci creda il consulente. Però probabilmente questo suggerimento è dato dal fatto che non crede in voi, non crede nella vostra capacità di mettere su un'azienda, sì, che funziona, esatto. E quindi vi dice: no, ma tanto rimani piccino, dove vuoi andare? Invece, sì, ma probabilmente alla domanda: ma cosa pensi di fatturare, cosa pensi di fare, non gli sappiamo neanche dare una risposta. Anche questo, e questo si ritorna a perché non credete in voi, o quantomeno non avete nessuno che vi sappia consigliare opportunamente come crescere, esatto. E come sapere quanto si fatturerà. Ci faremo tre giorni. 375 giorni. Ci faremo tre giorni a spiegare che cos'è e come si crea un modello di business corretto. Così magari al commercialista non avete più queste lacune, perché potete spiegarglielo direttamente voi. Sì, questa te la volevo dire io a te, Lorenzo, ma mi hanno anticipato. Con la nuova normativa l'amministratore potrebbe essere responsabile con il proprio capitale. C'è questa nuova normativa fantastica che adesso l'amministratore di un SRL potrebbe comunque, però in alcuni casi, no, immagino.
Allora, intanto anche su questa cosa è stato fatto un po' di terrorismo psicologico da parte anche dei giornali, ma deve essere il momento storico perché vedo che si fa terrorismo su qualunque cosa in Figurati. questo periodo, quindi... Tu hai già tossito troppe volte. Ora io non so Oggetto... se via etere mi attaccherà il No, coronavirus. via etere no, via etere non si Ok. dovrebbe attaccare nulla, ma comunque dovrebbe essere soltanto un pochino di tossetta stagionale, Chi lo niente, sa, chi lo sa. niente, vabbè, tanto da qui a marzo lo scopriamo. Speriamo si opera, va bene. Allora, su questo dicevo, è stato fatto un po' di terrorismo psicologico. È vero che ci sono normative che stanno un po' inasprendo la questione, è anche vero che di completamente deciso ancora non c'è niente, come sempre succede in Italia, fino a dopodomani non sappiamo quali saranno le norme con le quali dobbiamo confrontarci ieri. Comunque, di fatto, allora, l'amministratore, per certi versi, è sempre stato responsabile anche con il patrimonio personale, ma per un fatto molto semplice, che l'amministratore è colui che amministra. Se sbaglia a amministrare o truffa nell'amministrare o fa il furbo oltre il consentito nell'amministrare, è ovvio che avrà delle sanzioni penali in determinati casi e anche civili, e che ovviamente non sarà il suo patrimonio da un punto di vista di socio della società a essere a rischio, ma il suo socio personale come Mario Rossi amministratore, che è diverso dal Mario Rossi socio. Ora, lasciamo perdere che nella stragrande maggioranza, maggior parte delle SRL italiani, l'amministratore è anche il socio, e molte volte nelle SRL i soci sono i familiari o al massimo l'amico delle medie con il quale abbiamo messo sull'aziendina insieme. L'amministratore però potrebbe anche essere un soggetto terzo, e se voi siete soci e l'amministratore terzo che avete chiamato a gestire la vostra azienda fa una serie di cavolate, voi sareste contenti che lui sia responsabile col patrimonio personale di queste cavolate che fa. Il fatto è che bisogna vedere queste cavolate, quante cavolate sono, e soprattutto se non mette in campo tutte quelle misure nel momento in cui la situazione dell'azienda non si manifesta. Intanto comincia a diventare un pochino più Certo. preoccupante. Quindi non è che l'amministratore è responsabile del patrimonio, personale, c'è cioè questa grande innovazione. Semplicemente in questo momento, se l'amministratore non mette in atto una serie di misure per segnalare lo stato di crisi, per uscire eventualmente dalla crisi, se non parla con i soci per manifestare lo stato di crisi d'impresa, perché poi si incarna tutto su questa cosa qua giù, sul nuovo codice della crisi d'impresa. Quindi sì, è vero, è responsabile, ma di fatto era responsabile anche prima, non è cambiato quasi niente. C'è Alessandro Tescari, caro, che lui lo scrive provocando perché sarà uno dei relatori, abbiamo già fatto una diretta con lui e siccome la pensa esattamente come noi, però è una provocazione interpretando il pensiero comune, ma la SRL tra INPS e costo di gestione in alcuni casi è una bella mazzata. Perché invece l'INPS tanto non lo paghi se sei una ditta individuale, Esatto. e il costo di gestione non lo paghi, probabilmente non lo paghi, ma se non lo paghi è perché stai sbagliando, perché vuol dire che hai una contabilità semplificata, quindi vuol dire che te non hai controllo sui tuoi costi, e quindi comunque semplicemente non è che paghi meno perché hai meno, paghi meno perché non hai lo strumento in mano per controllare la tua azienda. Quindi il costo di gestione, l'INPS lo paghi comunque. Cos'è la differenza? Qualche un migliaio d'euro in più di deposito del bilancio, però il bilancio depositato di contro ti dà un'affidabilità bancaria Beh, e quindi ma infatti lo sa bene che Alessandro perché ci fa dà questo, eh. una mela mano. Io so che lui l'ha fatto a uso e Provocatorio, consumo certo. dei nostri amici. Anche Però perché la ecco. ditta individuale ci insegna Tescari, come ci insegni anche tu, non ha rating, non è classificabile dal punto di vista E bancario. invece una società di capitali che ha depositi ai bilanci depositati alla Camera di Commercio sicuramente ha un'affidabilità ben diversa. Certo, ora non ho capito, ciao Emiliano, sono io e il mitico commercialista. Non sei tu il commercialista? Ah, sei tu il ristoratore che ci siamo visti a Lecce con il mitico commercialista della ditta forfettaria. Perfetto, vedi che esiste allora. Sì, magari sai, dopo una giornata che ho parlato, magari ero stanco, ma no, mi ricordo, ha detto esattamente quello che abbiamo detto prima.
Il terzo punto è i bilanci periodici. Quindi, cosa strana, motivo per cui faremo un approfondimento di un'ora ampia e mezzo spiegando come si legge un bilancio e perché è importante che un imprenditore lo sappia leggere. Quindi non vuol dire saper redare un bilancio, ma vuol dire saperlo leggere, che è diverso. Quindi ci racconti un attimo perché sono importanti i bilanci periodici al fine di una pianificazione fiscale? Allora, intanto vediamo cosa è un bilancio periodico. Un bilancio periodico è un bilancio che prende in esame soltanto una parte dell'esercizio. L'esercizio sappiamo che per convenzione, per quasi la totalità delle aziende, va dal 1 dicembre, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Ci sono casi particolari che hanno una periodicità diversa. Il caso che conoscono tutti gli italiani è quello delle squadre di calcio, che invece vanno dal 1 luglio al 30 giugno. Quindi il periodo del bilancio solitamente è questo: 1 gennaio, 31 dicembre. Il bilancio periodico è un bilancio che prende in esame soltanto una parte di questo anno. Può essere un mese, quindi può essere il bilancio di gennaio, può essere un bilancio di 3 mesi, quindi potrebbe essere di un trimestre o fino a quel determinato trimestre. Quindi questo ha varie funzioni. La prima, la più banale, quella che possiamo pensare tutti, è capire dove stiamo andando, capire qual è la strada che stiamo percorrendo. Quindi, e sapere dal punto di vista invece strettamente fiscale da che piano casco, perché me ne devo rendere conto anche perché per fare la famosa pianificazione fiscale, per cercare di risparmiare le tasse, per cercare di ottimizzare il carico fiscale, la prima cosa che dobbiamo fare è monitorare attentamente quella che è il nostro progredire, il nostro giornaliero. Quel mese io so che avrò determinate spese, quel mese so che avrò determinati ricavi, perché comunque nella ristorazione, nella stragrande maggioranza della ristorazione, sono tutte aziende periodiche che magari hanno degli alti e bassi, hanno dei cicli, ci saranno sicuramente delle stagioni in cui sarà più facile incassare, sarà più facile riempire il nostro ristorante, la nostra pasticceria, il nostro bar, e ci saranno dei mesi dove magari potremo durare un pochino più di fatica. Quindi ecco, il primo obiettivo dei bilanci periodici appunto è capire dove stiamo andando e fare dei raffronti per raffrontare un anno con l'altro, per capire se questo gennaio, questo febbraio abbiamo lavorato di più, di meno, meglio, abbiamo speso di più, abbiamo speso di meno, ma magari abbiamo comprato peggio o meglio la merce, o magari ne abbiamo banalmente comprata di più. Quindi magari abbiamo più costi, però l'abbiamo comprata meglio perché ci è arrivata l'offerta e abbiamo fatto magazzino. Quindi per questo sarebbe necessario, so che è difficile farlo perché porta sempre via tempo, però anche avere un magazzino realistico mese per mese, perché questo ci dice quanto bene sto comprando e quei costi quanto sono reali o quanto poi alla fine dell'anno una parte li dovrò scontare, perché Beh, questa è comunque. la base del metodo Risto Business, fare gli inventari addirittura ogni 15 giorni, per cui non ci piove che questo va fatto. Poi ecco, il secondo punto, diciamo, ma che è strettamente collegato con il primo, è la pianificazione fiscale, nel senso il bilancio periodico mi serve a sapere quanto pago e quando lo pago. Diciamo che i pagamenti fiscali potrebbero essere racchiusi, diciamo, in due grandi gruppi, quelli che si pagano tutti i mesi, solitamente la scadenza classica è del 16 del mese, dove abbiamo ovviamente l'IVA, e su questo magari poi, se abbiamo un minuto, diciamo anche due parole sull'IVA, i contributi dei dipendenti e le ritenute d'acconto dei professionisti e quant'altro. E poi, quindi questi qui sono quelli periodici che vengono tutti i mesi. E poi il grande cruccio è giugno, quando ci sono le dichiarazioni dei redditi. Dichiarazioni dei redditi che, come sapete, si paga, il sistema fiscale italiano è costruito su una base di saldi e di acconti. Il saldo solitamente
po' meno l'acconto purtroppo è tanto, perché lo Stato italiano ti dice te l'anno prossimo guadagna, però nel frattempo pagameli. E infatti gli acconti possono anche arrivare al 100% dell'imposta pagata nell'anno precedente. Voi non siete ottimisti, però lo Stato è ottimista sul vostro reddito dell'anno successivo. Certo, infatti lo vuole prima. Gli acconti solitamente si dividono in due, uno subito a giugno, uno a novembre. Quello di giugno, esattamente come il saldo che si paga a giugno, può essere ratizzato. Quindi ecco, le scadenze si possono anche dilazionare e si possono soprattutto... Si può non pagare, no? Giusto? No, vanno pagate perché altrimenti dopo... Se poi arriva qualche cartellina simpatica, quelle bustine, vedete quelle bustine che ogni tanto arrivano sopra l'Agenzia delle Entrate? Le conosco. A parte, ormai si sono evoluti, te le mandano per PEC, ma mica perché vogliono risparmiare la carta, perché così ti arrivano prima. Esatto, così non puoi dire che non le hai lette. Vero? Insomma, quindi... Il bilancio periodico serve anche a migliorare questa pianificazione, quindi a sapere quanto pago e quando lo pago. Ovviamente non possiamo pensare di saperlo al centesimo, però si può avere un ordine di grandezza, si può avere un'idea di massima. Ci sono alcune cose che sono strettamente correlate ai ricavi di periodo, tipo ad esempio l'IVA. È ovvio che se un mese incasso 100.000 euro, il mese dopo ne incasso 30.000, e ipotizzavo di incassarne 100 uguale, l'IVA si discosterà un pochino. Però ecco, in linea di massima possiamo già fare una previsione di massimo. Allora chiudiamo con abbiamo detto tre consigli dei tanti che verranno dati a marzo, e sono gli ultimi tre consigli che faremo in diretta, perché poi Risto Business Caffè lo sospenderemo per tutto marzo, perché io già da domani entro in mood evento, e per cui sparirò dalla circolazione, perché ci dovremo dedicare a programmare e organizzare benissimo l'evento di marzo. Quindi non ci saranno più dirette fino ad aprile. Quindi gli ultimi tre consigli generali per poter organizzare al meglio la pianificazione fiscale sono gli ultimi tre consigli che daremo in diretta fino al prossimo aprile. E poi con Lorenzo avrete modo di chi parteciperà, e siete già molti, sono rimasti solo 8 posti disponibili, e chi poi avrà modo di partecipare a marzo avrà anche modo durante le pause, insomma durante il pranzo, il coffee break, o addirittura quando lui farà i suoi due interventi, di fargli tutte le domande che volete, e vi, come sempre, disponibilissimo a darvi tutte le informazioni in merito. Quindi chiudiamo con questi tre consigli generali per poter pianificare al meglio l'azienda dal punto di vista fiscale. Poi il regalino dell'IVA io glielo direi in diretta direttamente a marzo, quel trucco, quella cosa di cui avevamo anche parlato, sì, quella cosa lì dell'IVA di cui avevo parlato, che secondo me vale il prezzo del biglietto, però è giusto che chi paga il biglietto gliela diciamo, e chi non paga il biglietto aspetterà. Quindi, il biglietto, chiamate Antonio subito e prenotate gli ultimi 8 posti. 8, se non ci sono novità siamo 8. Vai, finisci pure. Allora, tre consigli. Faccio soltanto, ora vado ai consigli, però faccio un passo indietro, perché è una cosa sulla quale alla quale tengo molto, per concludere la necessità del bilancio periodico, cioè confrontare i costi significa dare evidenza a quelli che sono i costi civilistici e i costi fiscali, perché ci sono determinati costi che, se hanno rilevanza per il bilancio civilistico, per il bilancio che si presenta alla Camera di Commercio, non hanno rilevanza per niente o non hanno rilevanza integrale per quanto riguarda il bilancio fiscale. E vi faccio due esempi. Questo perché viene? Perché di fatto il bilancio civilistico e il bilancio fiscale hanno due esigenze diverse. Da un lato, di manifestare l'attivo, il reddito, l'utile, nella maniera più bassa possibile dal punto di vista civile, questo è quello scopo del legislatore, per non dare false aspettative ai creditori, ai possibili investitori, eccetera. Dal punto di vista fiscale invece cercano di farti risultare un utile il più alto possibile, perché così paghi le tasse.
Quindi è per questo che è necessario anche utilizzare bene questa possibilità, perché se io applico al bilancio civile le aliquote del bilancio fiscale, spesso mi si creano delle distorsioni che nel momento in cui vado a presentare il bilancio in banca non è proprio così realistico e così attinente a quella che è la realtà. Due casi semplicissimi sono le spese di rappresentanza. Che ovviamente nel bilancio civile, se io mi viene il cliente e lo porto a pranzo e spendo 300 euro, sono 300 euro di costi. Mentre nel bilancio fiscale, se viene quel cliente importante, lo porto a pranzo fuori e si spende 300 euro, posso dedurre soltanto, mi diventano costo soltanto 100 euro. Quindi mi si va a rappresentare una situazione un pochino diversa. E poi per quanto riguarda, molto più importante, questa è la cosa alla quale tengo molto, gli ammortamenti. Da un punto di vista fiscale, io la maggior parte delle cose le ammortizzo in 5 anni. Il primo anno ammortizzo il 50%, quindi se io compro quel forno nuovo a 50.000 euro, il primo anno registro costo solo per 5.000. E negli anni successivi gli altri 45.000 euro. Però in realtà, se io dovessi cambiare il forno da 50.000 euro una volta ogni 5 anni, potrei anche decidere di chiudere baracca e burattini, perché probabilmente non ce la farei. Probabilmente a me quel forno mi rimarrà in azienda anche per 10 anni o 15 anni. Quindi è molto più corretto dal punto di vista civile, e effettivamente è così che si fa, andare a scaricare quel costo diviso 15 anni. E quindi in quella maniera tale io avrei un utile che verrà esposto in maniera più reale, più realistica rispetto a quello che è il mio utile diretto, e quindi poter presentare anche alla banca un risultato più attinente al vero. Il Quindi secondo ecco. consiglio, perché ci sono un po' di domande e poi così rispondiamo a tutti. Ok, allora, i consigli. Allora, il primo che una cosa che potremmo utilizzare per cercare di ridurre un pochino il carico fiscale, so che alcuni dei tuoi clienti, alcuni dei suoi studenti lo fanno, è utilizzare i marchi e le royalties. I marchi e le royalties applicano una tassazione particolare. Infatti, a seconda dell'età di chi sconta, utilizza questi strumenti, possono essere tassati soltanto sul 75 e sul 60%. Quindi, se io incasso 1000 euro da utilizzo di marchio royalties, soltanto 750 euro mi diventano reddito. Quindi, vuol dire che io ho 250 euro nel caso di una persona con più di 35 anni, o 400 euro perché le sconta al 60% per una persona con meno di 35 anni. Che 400 euro mi rimangono in tasca. Quindi questo qui è il primo strumento, è un modo per portare dalla società alla persona fisica una parte dei redditi. Il caso classico è io apro il ristorante, registro il marchio in capo al titolare e si utilizza il marchio per trasportare, per far uscire dall'azienda dei soldi che vengono giustamente remunerati a chi ha registrato, a chi ha E permesso al marchio. marchio di essere lanciato. Stesso discorso si può fare con le royalties, ad esempio, su video, su ricette che si possono utilizzare nell'ambito ristorativo, perché magari sono le ricette che ho inventato io e che le Su un cedo metodo nuovo all'azienda. di cottura. Esattamente. Quindi questo è la prima cosa che si può utilizzare per provare a ridurre il carico fiscale. Poi? La seconda cosa è il TFM, una cosa che molti non conoscono, tutti conoscono, il ben più noto, anche perché si trovano a pagarlo, TFR, cioè il trattamento di fine rapporto, che è quella parte di soldi che vengono anno dopo anno accantonati sulla base di quello che è lo stipendio del lavoratore, del dipendente, messi da parte e poi elargiti nel momento in cui questo va via, va in pensione, lo licenzio, eccetera. Il TFM è una struttura, diciamo, analoga, che è prevista per le sole società di capitali, quindi soltanto se ha una forma di SRL,
che può essere utilizzato per dare un trattamento di fine mandato agli amministratori. È quella che sui giornali spesso sentiamo nominare come buona uscita. Il manager tal d'Italia ha preso la buona uscita quando ha finito il suo rapporto di lavoro con una determinata società. È una quota che può essere accantonata anno dopo anno e quindi dedotta fiscalmente, con dei limiti che ora vediamo, può essere dedotta fiscalmente e poi elargita all'amministratore nel momento in cui questo uscirà come amministratore dell'azienda, andando a scontare però una tassazione agevolata, una tassazione separata, quindi non verrà tassata con il solito sistema dell'IRPEF a scaglioni, ma andrà a scontare un'aliquota sostitutiva che è data dalla media delle aliquote dei due anni precedenti. Quindi è un pochino diverso e mi permette soprattutto da un punto di vista della società di abbassare il carico fiscale anno dopo anno. Per l'amministratore non fa accumulo? No, non fa accumulo appunto perché si va a tassare con una tassazione agevolata e separata. Vediamo però quelli che sono i limiti. Per poter essere applicato questo TFM ci sono due cose essenziali. Uno, deve essere previsto dallo statuto. Quindi nello statuto dell'SRL deve essere previsto che sia possibile accantonare e dare il TFM all'amministratore. Prima cosa dalla quale non si scappa. Seconda cosa, e su questo onor del vero esistono sentenze e dottrina discordanti in materia, però in questo momento la interpretazione più restrittiva, che ovviamente è quella che sposa l'Agenzia delle Entrate, non l'avresti mai detto, scommetto, è quella per la quale il TFM si può accantonare anno dopo anno soltanto se questo è previsto prima della nomina dell'amministratore. Soltanto, quindi io devo, su un atto che riporti data certa, quindi ci vuole un atto pubblico, una scrittura privata autenticata o comunque una formalità, devo deliberare che all'amministratore sia assegnato un TFM e che questo sia possibile, diciamo, dedurlo in quota parte anno dopo anno. Quindi questi qui sono i due grossi limiti. Una società che è aperta da un po' di tempo non può più mettere a statuto il TFM? Si può modificare lo statuto e integrare la possibilità di comprendere il TFM. Ovviamente questa è una cosa che si può fare solo per le SRL, ovviamente sulle SPA, perché tanto io lo so che tra quelli che ci ascoltano qualcuno fa il furbo e sta già pensando all'SRLS. Con l'SRLS non si può fare, perché l'SRLS ha uno statuto che è predeterminato, è fisso, è solo quello e non si può modificare, e quindi non possiamo prevedere il TFM. Perfetto, il TFM la quota la decidi tu. La quota, ecco, a differenza del TFR, che invece è una fissa, che un ratio, 13,5, esatto. Che il 13 è lo stipendio diviso 13,5, il TFM lo decido io. Posso decidere che è 1.000 euro, 3.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro. È ovvio che deve essere una cifra realistica, deve essere una cifra proporzionata a quello che è il reddito della società. Se la società fa 100.000 euro di utile o 30.000 euro di utile, è ovvio che il TFM non può fare 25.000 euro, perché l'Agenzia delle Entrate ha un TFM che va praticamente a annullare l'utile, perché è quasi tutto, non è che lo condivida. Vabbè, certo. Troppo. E qua giù si entra nel terzo consiglio, che è strettamente correlato ai due precedenti: i giustificativi di spesa. Creare sempre i giustificativi di spesa, avere sempre un giustificativo di spesa che ti permetta di essere più che tutelato. In tutta la normativa fiscale in tutta la legge italiana l'onere della prova è sempre a carico degli altri, nella normativa tributaria è diverso, stai te che devi provare di essere innocente, c'è questa inversione dell'onere della prova. Prima nella normativa normale, ecco, si deve
bisogna dimostrare che io sono colpevole, per il fisco devo dimostrare io di essere innocente. Quindi il giustificativo di spesa è la cosa essenziale. Far sì che più documentazione ho per giustificare una determinata spesa, mi vengono in mente le sponsorizzazioni, più sono tutelato. Questo perché vostra moglie e vostro marito, probabilmente se arriva il messaggino ieri sera è stato bellissimo, o da Marico Calcetto o Giuseppino Palestra, probabilmente ci crede e l'Agenzia delle Entrate non ci crede. Allora, le ultime due domande. Allora, sì, Alessandro Descari, statuto verbale d'assemblea prima che sia nominato amministratore, va bene, quindi sì, abbiamo sì. Detto. Allora, due domande. Allora, una domanda più privata, Alessandro Musso, come si può mettersi in contatto con Lorenzo? Ti scriviamo in privato, gli posso lasciare il tuo contatto diretto. Alessandro è un nostro studente storico, per cui è di casa. Due domande. Aprendo il discorso sull'IVA e scegliendo la ditta individuale o SRL, ad un ristoratore conviene fatturare o acquistare per esempio al supermercato e poi mettere la spesa? Il mio messaggio confuso è che è colpa sempre del mio commercialista, perdonatemi. Ciccio, aspetta, ti do un consiglio intanto. Cambia commercialista, magari sentite Lorenzo che vi può dare una mano un po' meglio. Scegliendo la ditta individuale SRL, aprendo il discorso sull'IVA, scegliendo l'amministratore, conviene fatturare o acquistare per esempio al supermercato? Sì, lui dice conviene fatturare con l'IVA oppure conviene... Perché ti ha detto di farti comprare al supermercato o mettere la spesa, facciamo che non lo voglio sapere. Ma l'abbiamo già capito, dai, va bene, così almeno tu fai nero... E poi dopo fai un bel inventario a fine anno spropositato, così poi l'anno prossimo continui a comprare al nero scaricando il magazzino. Vabbè, cambia commercialista, Ciccio, fai, dai, ascolto a zio, cambia commercialista. E l'ultimo è Ruston che chiede: ciao, avrei una domanda, per un ristorante è vantaggioso acquistare da fornitori esteri esenti IVA? E qua giusto si aprirebbe il discorso sull'IVA. Fornitori esteri esenti IVA, banalmente se il netto è più basso, se ti fanno pagare meno, se... perché l'IVA, questo era il discorso principale che volevo fare sull'IVA, oltre a un easter egg che vedremo a marzo. L'IVA non è un costo, l'IVA non ti cambia niente, ti può creare un problema da un punto di vista prettamente di liquidità, di finanza, ma l'IVA, se io pago una cosa 10 euro più IVA e la vado a comprare quella merce che acquisto 110 euro, e quei 10 euro poi io li do, ma poi li ripiglio perché me li rimetto in tasca, quindi è assolutamente identico acquistare da un fornitore estero esente IVA, se il fornitore estero è più conveniente, sì, se il fornitore estero mi permette di risparmiare. Esatto. Quindi. Allora, io direi che al momento non vedo altre domande. Se ci sono altre domande, avete, come sempre, potete scrivere sotto nei commenti, ci scrivete in privato. Ecco, Rusto dice: mi riferisco a prodotti no food dove in Italia l'IVA è il 22%. Ti abbiamo già risposto, l'IVA non è uguale, un costo, per cui al 22, devi, al 10. Perché non devi calcolarla neanche nei prezzi di vendita, ovviamente, no? Quindi quando fai il prezzo di vendita stabilisci il tuo marginalità e poi dopo ci aggiungi l'IVA, altrimenti se lo calcoli con l'IVA inclusa siamo appunto a capo. Ora, di tutto questo, ci sarà un lancio ufficiale, però insomma faremo un tour in Italia che si chiamerà Food Cost Class Tour, dove parleremo proprio anche da un punto di vista di costi veri e di come gestire anche l'IVA e quant'altro. E, allora, ringrazio Lorenzo della sua amichevole disponibilità, perché è stato gentilissimo, siamo quasi un'ora di diretta. Lorenzo lo troverete in due delle tre date e comunque sarà con noi 3 giorni, che farà 2 interventi importanti. Uno è come imparare a leggere un bilancio per fare scelte strategiche, e l'altro è come pianificare e fare pianificazione fiscale per pagare meno tasse legalmente, ovviamente. Quindi parleremo ampiamente, ci saranno molti consigli e molti esempi pratici a livello proprio imprenditoriale e calandoci proprio nell'attività giornaliera ristorativa. Come vi dicevo, questa è l'ultima diretta di febbraio. A marzo staccheremo completamente per preparare al meglio l'evento. 23, 24, 25, 26 marzo all'Ido di Camaiore.
Ecco, mi hanno appena detto che sono rimasti 7 posti, uno è stato venduto in diretta, per cui ho solo 7 posti che la sala poi scoppia e non ce ne stanno più. Sarà diretta, saranno 3 giorni fighi dove affronteremo che cos'è un modello di business, come crearlo. Ci saranno oltre a me relatori importanti, tra cui Lorenzo Paladini, Alessandro Tescari che ci ha seguito in diretta e ci ha un po' provocato, ma rientra nel suo stile. Come nel mio, ci sarà Domingo Iudice, il fondatore di Pescaria, ci sarà Riccardo Bacci, che è il fondatore di Botteghe Portici, nonché amministratore delegato, ci sarà Enrico Spinelli, che è un diciamo business psicologo, quindi ci aiuterà nella psicologia del business, e poi ci sarà Giampaolo Antonante, che probabilmente molti di voi lo conoscono perché è attivissimo e presente sul web, che è uno degli esperti dal punto di vista di come lavorare nel 2020 sul web. Quindi ci sarà proprio un'ampia carrellata e ci occuperemo di tutto quello che è un modello di business. Quindi ti ringrazio Lorenzo ancora, noi ci vediamo a Grazie a marzo. te Emiliano, grazie a Grazie. tutti Grazie, ci vedremo e ci sentiremo presto, visto che sei anche il mio commercialista. e buon lavoro. Quindi, di nuovo, Ciao, un salutone a buon lavoro. tutti, buon business e per chi siete già in molti, ci vedremo sicuramente a marzo e poi in giro per l'Italia. Di nuovo un salutone a tutti. Ciao a tutti.